Mi chiamo Pasquale Romano, sono partito come volontario della Lega dei Pensionati di Cremona. Attualmente mi occupo della segreteria, sono segretario della Lega dei Pensionati della CGIL di Cremona. Le prossime elezioni vedranno nuovi governi alla guida del Paese. E a questo governo, al nuovo governo, le cose che come pensionato e come pensionati noi chiediamo sono diverse. Innanzitutto, noi pensiamo che il problema del nostro paese sia essenzialmente quello del lavoro, perché senza il lavoro un paese muore. Non possiamo semplicemente affidarci ai discorsi sulla tassazione, sull'IMU o su cose di questo tipo. Bisogna riuscire a creare lavoro se vogliamo veramente che il nostro paese esca da questa gravissima situazione in cui ha condotto l'Italia in questa situazione la gestione del governo per circa 10 anni dei governi Berlusconi, dei governi di destra. Le cose che chiedo al prossimo governo, oltre a quello di fare una nuova politica di investimenti per creare occupazione, quindi liberando alcune risorse, eliminando alcuni vincoli che obbligano oggi i comuni, per fare delle opere che si possa dare lavoro alle piccole e medie imprese. Tra le altre cose noi chiediamo di rivedere il blocco della perequazione, anzi di eliminare il blocco della perequazione con le modalità che si riterranno le più opportune. Io comincerei col chiedere prima di tutto che per il 2012 il mancato adeguamento delle pensioni, anzi dal 2013, venga ripristinato immediatamente dal governo che uscirà dalle urne. Un'altra questione di fondo è la costituzione di questo fondo della non autosufficienza che è rimasto pressoché sguarnito. Noi sappiamo benissimo quanto costano i nostri anziani ricoverati nelle strutture delle residenze sanitarie assistite. A tal fine si potrebbe anche pensare ad una maggiore detrazione o deduzione, ad esempio per quelle famiglie che tengono l'anziano invalido, che lo tengono in famiglia. Oggi le detrazioni e le deduzioni sono insufficienti per favorire anche l'assunzione delle badanti, non in nero, ma assunzioni regolari. Se dovessimo alzare il tetto delle detrazioni e delle deduzioni, probabilmente emergerebbero anche dal nero molte situazioni in cui le badanti vengono assunte con contratti non regolari. Un'altra ulteriore richiesta è quella di parificare, di pareggiare la esenzione dei redditi al di sotto, portare l'esenzione che oggi ai pensionati arriva a 7.500 euro, portarla agli 8.000 euro come per tutte le categorie dei lavoratori. Ecco, queste sono le cose essenziali che io chiedo al prossimo governo. Ecco, poiché siamo in Lombardia, che giudizio dai sul sistema sanitario lombardo? Posso dire che il sistema sanitario lombardo, ritengo per diretta esperienza, sia una regione che meglio risponde alle necessità dei cittadini, anche se devo rilevare che in questi ultimi tempi le prestazioni richieste dai cittadini vengono erogate in tempi notevolmente più lunghi rispetto a quelle che erano alcuni anni fa, pochi anni fa, fino a pochi anni fa. Quindi sicuramente questo è causato da una
politica di contenimento dei costi cui ci ha costretto la crisi provocata da chi ha governato il paese in questi e l'aumento del ticket pesa? L'aumento del ticket io non sono in grado di dire per esperienza personale se questi aumenti del ticket, almeno io non ho esperienze di questo tipo. Noi in Regione Lombardia ci sono delle prestazioni che vengono garantite ai pensionati che compiono oltre i 60 anni di età, 65 anni di età, le prestazioni diagnostiche e specialistiche che sono erogate a costo zero per il pensionato, a meno che il reddito familiare non superi i 38.500 euro annui, che è una condizione per molti versi abbastanza contenuta, perché i pensionati, come sappiamo, hanno dei redditi molto più bassi di questo limite. Allora, la mancata perequazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 comporta un danno notevole per i pensionati che sono compresi in questo blocco. Si calcola che in 2 anni dalle tasche di questi pensionati vengono tolti circa 1.400-1.500 euro in 2 anni. Questa situazione si replicherà di anno in anno, per ogni anno successivo. Si calcola poi che nell'arco di circa una decina d'anni i soldi persi da questi lavoratori saranno circa, si contano a decine di migliaia. E bisogna considerare anche che il blocco delle pensioni, che interessa circa 5 milioni di pensionati che hanno una pensione superiore al trattamento, a tre volte il trattamento minimo, bisogna considerare anche che ci sono pensionati che ricevono questa pensione, come dicevo, supera di 3 volte il trattamento minimo, e che magari hanno anche il coniuge a carico. Quindi per questi pensionati il sacrificio è ancora più grande. Si spinge in questo modo, si spingono i redditi di questi pensionati verso all'ambire l'area della povertà relativa, che nel 2012 era circa 1.030 euro nette, 1.030-1.040 euro nette il mese. Un pensionato infatti che supera di poco le tre volte il trattamento minimo, con coniuge a carico, avrà una pensione di poco più di 1.200 euro mensili. Quindi la differenza tra l'area della povertà, come ho detto prima, giunge fino a 1.030 euro, e la pensione di questo pensionato che giunge a 1.200 euro è veramente poca. In questo modo si spingono questi pensionati, quelli che hanno un'età che ancora loro consente di lavorare, sono in forza per il lavoro, li spinge anche a cercare altre modalità di procurarsi reddito. Quindi è probabile che si rivolgano all'area del lavoro nero, che a quanto sembra anche nella nostra città è molto estesa. Quindi bisogna intervenire sicuramente sulle pensioni basse, e come diceva il compagno Guindani prima, innalzando alcuni parametri che da decenni non vengono assolutamente ritoccati. È incomprensibile come, ad esempio, 10 anni fa si considerava a carico fiscalmente un membro della famiglia che non superava i 2.840 euro, e ancora oggi il livello sia rimasto invariato. Quindi è necessario rivedere sul piano fiscale, è necessario rivedere anche questa cosa. Come d'altra parte è necessario, lo ribadiva il compagno Guindani ancora prima,
che i pensionati che hanno redditi bassi, redditi minimi, tali che non sono, che fiscalmente non pagano imposte sul reddito delle persone fisiche, che però devono affrontare anche loro spese sanitarie, oculistiche, dentistiche di importi elevati, che in caso che non possono assolutamente detrarre queste spese, occorre intervenire magari con prendendo delle misure che consentano loro di poter di poter detrarre queste spese. Imposta negativa, cioè una restituzione delle spese, della corrispondente valore della detrazione, restituirle al pensionato.